dell'Università Statale e Giovanna Fullin dell'Università Milano Bicocca. Abbiamo quindi anche un'ampia rappresentanza di atenei milanesi, oltre che di posizioni. Bene, come sempre 30-40 minuti per la relatrice e 10 minuti ciascuno per i discussant. Sì, mettiamo là perché ho visto che hai delle slide. Prego Laura. Benissimo, buonasera. Allora, io non ho potuto partecipare a tutte le puntate precedenti, però a alcune, a diverse, ho partecipato. E mi piace molto anche un po' inscrivere la riflessione di questa sera, un po' in continuità con alcuni punti, no, nodi che sono emersi in seminari precedenti. Il fenomeno migratorio in rapporto al capitalismo o ai capitalismi evidentemente è uno di quelli che apparentemente più soggetto a un'istituzionalizzazione, sicuramente anche per ragioni simboliche, no? Il controllo degli ingressi, il controllo della mobilità umana oggi è una delle materie fondamentali a espressione, a presidio della sovranità nazionale. È anche uno dei temi più soggetto, come vedremo, al rischio di economicismo. È anche uno dei temi che mette in evidenza un'altra delle questioni di cui ho sentito parlare in vari seminari, cioè un po' l'ambivalenza di questo processo di comunitarizzazione in rapporto a quella che è la competenza statale in questa materia. È uno dei temi fondamentali anche per l'analisi delle disuguaglianze sociali, anche in rapporto al tema delle carriere scolastiche, che è un'altra questione che è stata trattata nell'ambito di questi seminari, ed è un tema che ci consente di mettere bene in evidenza quelle che sono un po' le specificità dell'esperienza italiana all'interno del quadro europeo, specificità e analogie, no? Con l'esperienza di altri paesi europei, con l'esperienza internazionale. Quindi ovviamente nel tempo a disposizione non c'è evidentemente modo di richiamare ogni volta, no, i collegamenti, però mi piace un po' anche sottolineare come sia per molti versi anche una questione paradigmatica rispetto a temi più ampi. E poi indubbiamente ci sono molti punti di collegamento col seminario di settimana scorsa, che io pure ho perso, ma sicuramente un po', no, conoscendo anche il lavoro di Emilio Reineri, sono abbastanza certa che abbia sottolineato tutta una serie di fenomeni di trasformazione del nostro mercato del lavoro che evidentemente trovano di nuovo nella immigrazione, nel lavoro degli immigrati, un ambito esemplare attraverso il quale manifestarsi, no? Sicuramente, no, il tema della crucialità del lavoro nel definire le disuguaglianze, le identità sociali, tutti i temi della femminilizzazione del mercato del lavoro, della mercificazione del lavoro, in particolare del lavoro di cura. Un altro tema caro a Reineri, no? Il ritorno in auge un po' del mercato della vita, questo processo di annacquamento dei confini tra lavoro e vita, la questione dei lavoratori poveri, la questione anche dell'inceppamento dei meccanismi di trasmissione intergenerazionale delle competenze, che ha a che vedere in particolare con la concentrazione degli immigrati, no, all'interno dei lavori di più bassa qualità, che nella variante italiana spesso questa condizione si sovrappone anche a una condizione di precarietà dal punto di vista appunto delle tutele contrattuali. Quindi di nuovo non passeremo in rassegna tutte queste questioni, ma anche proprio per leggere le trasformazioni del mercato del lavoro, i problemi del mercato del lavoro, i nodi irrisolti del mercato del lavoro, l'immigrazione è sicuramente un'ottima cartina di tornasole. Allora, in questa presentazione, pensando anche appunto a un intervento più di taglio divulgativo che non da specialisti, che non da addetti ai lavori, io ho ritenuto opportuno inquadrare un po' la questione migrazione, fenomeni migratori
il rapporto al tema del capitalismo, dei capitalismi, sottolineando un po' quella che è la specificità dell'esperienza europea in rapporto a tante altre aree oggi importanti, no, nello scenario migratorio internazionale, e andando a ricercare nella storia le origini di quelle che sono, secondo me, tre nodi irrisolti nel rapporto tra immigrazioni e società europee, tre elementi di forte tensione. Allora, se andiamo un po' a ricercare le origini di questo che io definisco il dilemma europeo, le origini proprio del processo di istituzionalizzazione del regime migratorio europeo, siamo negli anni del dopoguerra, no? Siamo negli anni in cui, per esempio, io cito sempre anche questa esperienza personale, per esempio i fratelli di mia nonna, che era friulana, partirono come minatori diretti in Belgio, di fatto scambiati, no? Scambiati all'interno di questi accordi bilaterali che i paesi di emigrazione sottoscrivevano coi paesi di destinazione, e dove l'immigrazione di fatto era ridotta a un fattore produttivo, no? Era equiparata a qualunque altro fattore produttivo, una questione puramente economica, in cui tutte le questioni di cui dibattiamo oggi, no? Le questioni che riguardano l'inclusione dei migranti nella comunità dei cittadini, sia dal punto di vista dei diritti, delle opportunità, sia dal punto di vista dell'appartenenza alla comunità dei cittadini, non si ponevano, perché l'idea era appunto quella, no, di un immigrato sostanzialmente equiparato alla sua forza lavoro. Questo modello ha un'altra implicazione fondamentale, legittima, per non dire istituzionalizza un accesso differenziale, un trattamento differenziale ai diritti e alle opportunità sociali. L'eredità più significativa di questo imprinting è l'avere incoraggiato una sorta di concentrazione naturale degli immigrati nei gradini più bassi della gerarchia professionale, no? È il fenomeno che noi spesso, al quale noi spesso alludiamo dicendo gli immigrati fanno i lavori che noi non vogliamo più fare, no? O addirittura erigendo questo tipo di aspettativa sociale quasi ad assioma, no? Quasi a criterio di legittimazione della stessa immigrazione. E la terza grande conseguenza è quella di avere un po' coltivato la natura temporanea dell'immigrazione, no? Ci sono stati anche tentativi di ritardare, di scongiurare l'insediamento stabile delle famiglie, delle comunità immigrate, in virtù appunto di questo modello di cui l'archetipo, come credo tutti sappiamo, è un po' la figura del lavoratore ospite destinato poi a rientrare a un certo punto nel proprio paese di origine. Sappiamo tutti che la storia è andata molto diversamente, no? Sappiamo tutti che l'Europa, in quanto culla dei diritti umani, in quanto, no, culla della democrazia, ha progressivamente in realtà esteso una serie di diritti, di opportunità agli immigrati, ha finito per riconoscere o addirittura incoraggiare l'insediamento stabile dei lavoratori, di quelli che erano considerati lavoratori ospiti e delle loro famiglie, ma soprattutto ha dovuto gestire negli anni l'arrivo e l'insediamento di una popolazione non voluta, non desiderata, composta da persone come i familiari al seguito dei migranti, piuttosto che i migranti per ragioni di protezione internazionale, non selezionata, almeno in linea di principio, non selezionata in base alla capacità lavorativa. E si è dovuta poi anche confrontare con la costituzione di minoranze etnico-nazionali, religiose, visibili nello stesso spazio pubblico, no? Si è dovuta anche confrontare con la questione, insomma, dell'allargamento progressivo dei confini dell'appartenenza, no? Se vogliamo, con la trasformazione un po' inattesa dell'Europa in un continente a tutti gli effetti multietnico, multireligioso, multiculturale,
qualcosa di molto diverso rispetto a quel mito dell'omogeneità etnico, culturale e religiosa sul quale in molti paesi europei, a partire proprio dall'Italia, si è fondato il processo di nation building. E poi si è dovuto confrontare soprattutto a partire dagli anni Ottanta con la questione delle seconde generazioni che, come sappiamo, hanno un po' squarciato il velo, no? Di ipocrisia e hanno un po', come dire, messo a nudo il carattere strutturalmente discriminatorio delle politiche e delle pratiche migratorie, fino ad arrivare ai nostri giorni in cui sempre più spesso la questione immigrazione è rappresentata come una sfida non solo in termini economici, no, per il suo impatto per esempio sui sistemi di welfare, ma come una sfida anche in termini identitari, no, tale da mettere in discussione i confini non solo geografici ma proprio i confini identitari delle nostre comunità nazionali, della nostra comunità europea. Ovviamente sto sintetizzando fenomeni estremamente complessi, variegati, anche a rischio di qualche inevitabile semplificazione. Ecco, però nonostante questa evoluzione, no, è andata in un senso molto diverso rispetto a come veniva tratteggiata dal modello, queste tre come dire, aspettative, no, suggellate un po' nella figura del lavoratore ospite, noi oggi ce le ritroviamo sotto forma di tre, vi dicevo, tre tensioni. Una è sicuramente quella di fra l'inclusione e l'esclusione, no? Che ci chiama in causa la questione dell'eticità, ovvero dell'ineticità dei nostri confini, no? Dei confini della comunità dei cittadini, della comunità di coloro che appartengono a una determinata comunità politica. La logica dell'inclusione è stata evidentissima. In questa slide io ho riepilogato alcuni dei fenomeni fondamentali che sono avvenuti in Europa. Per esempio la progressiva inclusione degli stranieri nella comunità dei cittadini, solo dal 2000 più di 10 milioni di cittadini stranieri, molto spesso anche extraeuropei, sono diventati cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea. Il fenomeno è continuato. Oggi l'Italia è in questi ultimi anni il primo paese con circa 200.000 acquisizioni di cittadinanza all'anno. C'è stata l'introduzione della cittadinanza europea che ha di fatto trasformato milioni di migranti in cittadini europei, titolari di un diritto di libera circolazione, ma soprattutto affrancati dai vincoli della normativa sull'immigrazione. C'è stata la progressiva estensione agli stranieri soggiornanti di buona parte dei diritti riconosciuti ai cittadini e c'è stata anche l'introduzione di un diritto di soggiorno a tempo, per cosiddetti lungo soggiornanti, di fatto a tempo indeterminato, per milioni di stranieri che poi a loro volta hanno trasmesso questa prerogativa ai loro figli. C'è stata anche in alcuni ambiti specifici, penso in particolare alla tutela dei bambini, al diritto dovere per tutti i bambini di andare a scuola, di frequentare la scuola pubblica indipendentemente dal loro status giuridico, no? Una progressiva estensione di diritti persino alla componente irregolare, irregolarmente soggiornante dell'immigrazione, no? Poi tutte le norme in materia di protezione, che ne so, delle vittime della tratta, piuttosto che di coloro che sono sfruttati, piuttosto che dei minori non accompagnati, eccetera, eccetera. Quindi addirittura ci siamo avvicinati un po' all'idea del diritto ad avere diritti, no? Dell'anare, un po' all'idea di una cittadinanza post-nazionale che attribuisce dei diritti non in funzione della nazionalità o dello status giuridico, ma in funzione dell'essere persona e come tale titolare, no, di qualche tipo di protezione. Poi c'è stato anche progressivamente un riconoscimento, per esempio, della doppia cittadinanza, quindi addirittura nei sistemi di stratificazione civica alcuni stranieri si ritrovano ad avere più diritti dei cittadini nativi perché cumulano i diritti e le opportunità di due cittadinanze e in alcuni casi anche riconoscimento di diritti differenziati, no, la cosiddetta cittadinanza multiculturale. Ovvero questo processo, ogni processo di allargamento dei confini, ogni processo di inclusione nella comunità dei cittadini
implica di necessità il tracciare comunque il confine in un altro punto. Implica comunque un processo di esclusione, no? L'esistenza stessa della cittadinanza, l'esistenza stessa di una comunità nazionale si fonda sulla distinzione fra stranieri e cittadini, no? Che non può mai essere completamente superata. E proprio questa circostanza ci dà un po' ragione dell'arbitrarietà, o se vogliamo dell'ineticità di questa operazione di tracciamento dei confini, che noi oggi la ritroviamo se andiamo a vedere come gli stranieri, sì è vero, accedono ai diritti, ma accedono in misura parziale, con l'esclusione eclatante, no, dai diritti politici e sempre meno, ma ci sono anche alcune, persistono alcune forme di barriere legali nell'accesso per esempio ad alcune opportunità occupazionali, ma soprattutto quello che ci dà, che ci suscita maggiore, se vogliamo, sconcerto, no? Ci restituisce questa sensazione di arbitrarietà, è il fatto che nei nostri paesi esistono dei sistemi di stratificazione civica. Quindi per esempio viene da chiedersi perché un marocchino che abita a Milano da 30 anni ha meno diritti di un rumeno che è arrivato ieri, no? Quindi questi sistemi che noi costruiamo per esempio sulla contrapposizione cittadini europei, extraeuropei, piuttosto che in base allo status del soggiorno, ci fanno toccare con mano che quasi mai il fatto di essere inclusi o esclusi ha a che fare con la meritevolezza personale, no? Non è una ricompensa morale, di solito è un po' il frutto di un arbitrio, di un caso, no? Di una contingenza. E poi il fatto che comunque, un altro fatto estremamente interessante nella dinamica delle nostre democrazie europee, è che questi diritti estesi ai cittadini sono in linea di principio sempre revocabili. Abbiamo avuto addirittura in alcune esperienze nazionali, anche in Francia recentemente è stato proposto di togliere la cittadinanza a chi l'aveva nel tempo acquisita, no? Perché nel nostro processo di nation building è molto forte la percezione da parte dei cittadini di essere i proprietari dello Stato e quindi i legittimi beneficiari anche di un diritto di primazia nell'accesso ai diritti e alle opportunità, no? L'espressione è l'idea che noi esprimiamo con la formula prima gli italiani, no? Devono venire prima gli italiani perché questo un po' si fonda su una loro naturale primazia. E poi c'è tutto il tema dell'uguaglianza sostanziale, anche in termini di opportunità, che non coincide evidentemente con l'uguaglianza formale, anzi i paesi che hanno per primi raggiunto una situazione di equiparazione, no? Di nuovo possiamo pensare al caso della Francia, sono quelli dove poi la mancata uguaglianza sostanziale ha creato più problemi, no? Ha generato questo paradosso dell'integrazione, per cui non c'è nulla di peggio che sentirsi dire che si è uguali e poi essere trattati in realtà da diversi, ovvero da diseguali, no? Questo è molto frustrante. E poi di nuovo c'è un altro tema estremamente importante, che è che in alcune esperienze nazionali le comunità emigrate non si sono limitate a richiedere di essere trattate da uguali, ma hanno cominciato a richiedere di essere trattate, riconosciute da diverse, quindi anche attraverso riconoscimento di diritti differenziati. Questo viene così messo in discussione il principio cardine delle democrazie europee secondo il quale la legge è uguale per tutti. Se volessimo arrivare al caso italiano, qui ho inserito alcuni dati per dire come tutte queste dinamiche, questi trend sono presenti anche in Italia, dove sono più di 1 milione gli stranieri che hanno acquisito negli ultimi 10 anni la cittadinanza italiana, a dispetto di quanto continuiamo a dire, no? Che abbiamo una legislazione restrittiva. Sono più di 1,5 milioni, anzi probabilmente anche di più, gli europei, i cittadini europei, che quindi godono di uno status, no? Privilegiato rispetto ai cittadini extracomunitari, ma soprattutto la grande maggioranza degli stranieri soggiornanti gode di un permesso di soggiorno di lunga durata. Abbiamo una componente di irregolari, abbiamo una componente che non riusciamo a stimare ma sicuramente significativa di titolari di doppia cittadinanza. Quando andiamo a, per esempio, verificare quello che sta avvenendo oggi con le richieste di asilo politico, di nuovo troviamo che poi lo status
che viene rilasciato, che è di volta in volta diverso, va a definire appunto un sistema di stratificazione civica per cui le persone si ritrovano a godere di livelli di protezione diversi. Sappiamo che è in corso, adesso non è in corso perché il dibattito parlamentare si è fermato. Sappiamo che però si stava discutendo di un'ipotesi di riforma della legge sulla cittadinanza, che tutti gli esperti considerano un po' inevitabile, no? Dato lo status di paese di immigrazione importante. Quello che mi piace sottolineare è che non è che quella legge risolve i problemi, non li risolve assolutamente. Come dicevo prima, ritraccia una linea di confine sicuramente più inclusiva, ma per esempio i bambini più malmessi dal punto di vista delle condizioni di soggiorno dei genitori o delle condizioni di reddito dei genitori restano fuori. Cioè non è vero che avremo un reparto di maternità con le culle, come si dice, in cui tutti sono uguali, non è assolutamente vero. Di nuovo avremo a che fare con una quota di esclusi che in alcuni casi saranno i più vulnerabili, quelli che appunto non hanno neanche i requisiti di reddito di residenza previsti dalla legge, in altri casi saranno figli di persone che non vogliono che i loro figli acquistino la cittadinanza italiana, e in altri casi ancora saranno persone, come i figli magari dei canadesi, in cui sostanzialmente non gliene importa nulla della cittadinanza italiana, no? Ma di fatto, qualunque sia, no, la soluzione legislativa che si va ad adottare, noi dobbiamo fare i conti con questa linea di esclusione che da qualche parte dobbiamo collocare. Veniamo al secondo, la seconda tensione, no? La seconda eredità un po' di questo approccio europeo, quello che io chiamo un po' una logica schizofrenica, no? Che è il tentativo di tenere insieme un principio di equità con invece una logica di discriminazione. Principio di equità è evidentissimo perché noi in Europa piano piano, vi dicevo prima, abbiamo esteso progressivamente molti dei diritti, delle prerogative prima riservate ai cittadini anche agli stranieri, abbiamo ridimensionato di molto il peso delle discriminazioni legali, e quando ci sono i tribunali che poi intervengono, fanno le sentenze, questi provvedimenti discriminatori vengono anche spesso rimossi. Abbiamo tutta una serie di iniziative a sostegno dell'integrazione, abbiamo un'agenda europea per l'integrazione, abbiamo i fondi per l'integrazione. Abbiamo soprattutto, qui ci sono i colleghi giuristi, una normativa antidiscriminatoria che copre di fatto tutti i campi della vita sociale, che di fatto stabilisce che è vietato discriminare, o anzi addirittura che se tu un gruppo sociale costati essere in una posizione costantemente svantaggiata, lo devi sostenere con delle azioni positive. Poi abbiamo anche questa logica delle pari opportunità che soprattutto in alcuni paesi dove ci sono vincoli istituzionali molto forti sta facendo breccia anche nei luoghi di lavoro, nelle imprese. Abbiamo tutta una serie di normative a protezione delle minoranze, delle varie, insomma, quindi il principio di equità è proprio parte integrante della cultura europea. Però io mi piace sempre affermare la discriminazione che tento di fare uscire dalla porta attraverso questo tipo di provvedimenti, di dispositivi anche legislativi, rientra dalla finestra in mille modi. Rientra attraverso le stesse politiche migratorie, banalizzando molto i termini della questione. Quando io dico progettiamo politiche migratorie sulla base dei fabbisogni inevasi del mercato del lavoro, e i fabbisogni inevasi del mercato del lavoro molto spesso riguardano i lavori che gli altri non vogliono fare, no? Di fatto io sto reintroducendo, no? La logica della complementarietà poi diventa inevitabilmente una logica discriminatoria. Quando si asseconda l'immigrazione irregolare, ovvero, no, si consente di fatto l'accesso al lavoro degli stranieri irregolarmente soggiornanti, addirittura si asseconda un ricorso improprio alla richiesta di asilo politico di fatto come strumento per l'ingresso, lo so che è brutta questa distinzione, no? Che è molto discutibile, però insomma, di fatto noi oggi assistiamo, l'approvvigionamento di manodopera sui mercati del lavoro europei avviene in massima parte attraverso il canale del ricongiungimento familiare, attraverso il canale della migrazione per
ragioni di protezione internazionale. E questo evidentemente pone tutta una serie di questioni, inclusa quella di una componente molto adattabile. Poi ci sono tutti i processi che sono avvenuti nel nostro mercato del lavoro, no? Che credo siano stati spiegati molto bene settimana scorsa, nel senso della flessibilizzazione, della precarizzazione, della caduta di qualità, dell'allargamento dell'area dei lavoratori poveri, dei lavori di bassa qualità, eccetera, eccetera. E questi sono tutti processi che in qualche misura risultano funzionali a un trattamento discriminatorio degli immigrati, spesso attraverso anche soluzioni apparentemente legali, e sono anche funzionali poi purtroppo a generare effetti di dumping sociale e di dumping salariale. E poi ci sono altri fenomeni come le varie forme di discriminazione culturale incorporate nella vita quotidiana delle organizzazioni, per esempio nelle pratiche di reclutamento, fenomeni di trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, ma soprattutto c'è questa idea di portare l'assioma della complementarietà, è un po' paradossale, no? Noi molte forze politiche, le forze politiche sociali più favorevoli all'immigrazione, pensiamo nel caso italiano alla Chiesa Cattolica, che è una delle forze sicuramente, no? Più delle espressioni più favorevoli alla politica aperturistica, all'accoglienza, eccetera, eccetera, è anche quella che con insistenza tende a legittimare le politiche di apertura, gli atteggiamenti di apertura sulla base di questo assioma, no? Gli immigrati ci servono per fare i lavori che a noi non piacciono, e questo evidentemente, no, reintroduce un'aspettativa di tipo discriminatorio. Qui vabbè, adesso salto un po' di cose, evidentemente tutti questi processi si avvantaggiano di tutte quelle tendenze, trasformazioni, trend di cui avete sentito parlare la scorsa settimana, no? Quindi sicuramente la riforma della normativa sul lavoro che ha accresciuto, ma soprattutto una serie di tendenze, nel caso italiano sono evidentissime, il ricorso alle partite IVA più o meno no, false partite IVA, piuttosto come lo strumento delle cooperative, che sono espedienti legali per pagare meno le persone, no? Dove diventa appunto estremamente anche difficile, dove finisce il bisogno di manodopera aggiuntiva e dove inizia la convenienza dei datori di lavoro a sottopagare i lavoratori immigrati. Poi c'è la tolleranza verso tutta una serie, no? Compreso, guardate, non solo verso il lavoro nero degli immigrati, verso le pratiche di autosfruttamento che avvengono all'interno delle comunità immigrate, ma pensate per esempio nel mondo degli operatori dell'immigrazione, quanti ragazzi, giovani, anche laureati che lavorano per queste cooperative, per questi servizi, dove anche in nome di una forte motivazione, no, di un'abnegazione quasi, no, di un coinvolgimento anche di tipo morale per il lavoro svolto, accettano condizioni di lavoro obiettivamente, no, di sistematico, no, sotto pagamento e sotto tutela. Quindi di nuovo l'immigrazione è un po' uno specchio, sono la metafora di una società sempre più diseguale per molti aspetti che adesso magari non ho tempo di passare in rassegna. Queste tendenze alla creazione di una componente della popolazione in condizioni di sistematico svantaggio strutturale, che è una tendenza registrata in tanti paesi, la si vede benissimo nel caso italiano, qualunque sia l'indicatore che noi andiamo a prendere, no? Gli immigrati sono svantaggiati sul mercato del lavoro, anche se magari trovano facilmente occupazione, anche se poi hanno comunque un differenziale negativo nei tassi di disoccupazione, però trovano lavoro, come sappiamo, di cattiva qualità, sono più soggetti al rischio di sovraqualificazione, sono meno presenti nel lavoro autonomo, e quando lo sono comunque nei segmenti più marginali del lavoro autonomo. Sono per esempio, anche guardando al futuro, nettamente sovrarappresentati in quelle mansioni più a rischio nello scenario della rivoluzione 4.0.
Questa condizione di svantaggio sul mercato del lavoro inevitabilmente poi produce un'immigrazione povera, un'immigrazione fortemente concentrata nelle fasce più basse della stratificazione sociale, con un'incidenza della povertà assoluta e relativa molto più elevata rispetto alla media della popolazione italiana, con una maggiore ricorrenza delle famiglie con un solo reddito e quindi più esposte, no, al rischio di vulnerabilità e di esclusione sociale, con redditi molto bassi che per esempio, no, collocano molti di questi immigrati tra i potenziali percettori di interventi di sostegno al reddito, ma è evidentissimo come questo si stia trasferendo anche ai figli, anche alle nuove generazioni. So benissimo, quasi inutile sottolinearlo, che ci sono figli degli immigrati brillantissimi, che hanno carriere di successo, che vanno bene a scuola, che anzi hanno quasi una marcia in più, come mi piace sempre sottolineare, no? Perché hanno competenze, le tipiche competenze di un cittadino globale, aperto al mondo e bilinguismo, eccetera, eccetera. Ma se noi andiamo a vedere le statistiche, ahimè, ci rimandano una situazione evidente. Se noi prendiamo i sistemi formativi, qualunque sia l'indicatore che prendiamo, non so, il livello di apprendimenti misurati dagli invalsi, il tasso di bocciature, il voto, il fenomeno degli abbandoni precoci, qualunque sia l'indicatore, troviamo che sono messi peggio. Poi ci sono le eccezioni, ci sappiamo benissimo, però mediamente gli studenti stranieri sono messi peggio, passano in misura molto inferiore all'università, entrano all'università con voti più bassi e sono più facili ad abbandonarla. La stessa redditività dei loro titoli di studio è inferiore mediamente a quella degli italiani. Non hanno grosse difficoltà, se guardiamo i tassi di occupazione, di disoccupazione, a transitare al mercato del lavoro, ma entrano più facilmente in lavori di cattiva qualità o di lavori poco qualificati. E soprattutto, quasi anche qua, no, a metafora, archetipo di una società che fatica a mettere al lavoro i giovani, a valorizzare il capitale umano giovanile, hanno tassi ancora più alti di quelli degli italiani di giovani che non studiano e non lavorano. Pensate che all'interno della componente femminile straniera il tasso di NEET raggiunge quasi il 50%. Abbiamo comunità immigrate come quella pakistana, dove 9 giovani su 10 non studiano né lavorano. Quindi anche in prospettiva, no? Pensiamo anche come si vanno a ridisegnare per certi aspetti i rapporti fra i generi e a come è importante la figura materna per i percorsi educativi. Insomma, ci sono una serie di questioni sul tappeto. Ultima, vedo che ho quasi esaurito il tempo, ce la posso fare? La sfida identitaria, no? L'ultima tensione, mi scuso se devo andare appunto velocemente. Tra diversità e uniformità, abbiamo detto, uno delle, un po' delle aspettative che stava dentro questa figura mitica del lavoratore ospite era l'idea che non ci sarebbe stato insediamento, no? Insediamento stabile. Viceversa, le vicende in Europa per tante ragioni, non solo per quella che chiamiamo immigrazione, ci sono stati anche tutta una serie di altri processi che hanno concorso a rendere quella europea una società più eterogenea, ma soprattutto che hanno concorso a dare maggiore visibilità a questa eterogeneità. E quindi per molti aspetti è di nuovo il governo dell'immigrazione e della convivenza interetnica diventa un po', no, un terreno, no, un banco di prova della gestione di questa diversità, che dal mercato del lavoro poi, dove è evidentissima, no, la composizione sempre più eterogenea degli organici aziendali, con tutto quello che poi questo comporta anche in termini gestionali, sta sempre più poi irrompendo sulla società tutta, anche appunto sotto forma di una vera e propria sfida identitaria. Allora, anche qui abbiamo, volendo molto schematizzare, una serie di trend che ci dicono come le società europee stanno riconoscendo questa diversità. Prima vi facevo il caso
delle legislazioni che riconoscono la doppia cittadinanza, che è un modo per dire che non appartieni solo a questo mondo, appartieni a questo mondo ma continui anche a appartenere ad un'altra cultura, ad un'altra comunità politica dove magari eserciti anche un diritto di voto. La stessa legislazione europea, le stesse direttive europee ci presentano persino l'integrazione come un processo transnazionale, no? Che non deve tagliare i ponti con le comunità di origine, ma dove anzi addirittura si afferma i paesi di origine dovrebbero avere un ruolo, prima, durante e dopo l'emigrazione. Vi parlavo prima del riconoscimento molto contestato, però è reale in alcune legislazioni, soprattutto in alcuni pronunciamenti della magistratura, di un diritto a ricevere un trattamento differenziato in virtù della propria diversità, con tutte poi le questioni che questo apre, no? Quando ci sono di mezzo i diritti dei minori, delle parti più vulnerabili, della famiglia, eccetera, eccetera. Pensate nella scuola quanto si è insistito in questi anni sul tema dell'educazione interculturale, che, attenzione, non è solo riconoscimento di un diritto dei bambini stranieri a trovare un ambiente, no, accogliente, empatico, che riconosca il valore delle loro anche diversità culturali, ma è presentata come una esigenza formativa per una scuola che deve preparare cittadini del mondo, no? Cittadini che sappiano interagire, quindi come proprio un vantaggio competitivo per le nostre stesse scuole. In ambito aziendale, cominciamo adesso a averle anche in Italia, ma molto diffuse in altri paesi europei, c'è tutta questa attenzione suggellata anche da un'iniziativa istituzionale che è quella delle carte della diversità, a trasformare la diversità da problema da gestire anche in risorsa da valorizzare attraverso specifici approcci alla gestione delle risorse umane. E poi c'è anche l'idea che la cittadinanza non debba essere solo, no, un passaporto, ma deve essere una pratica partecipativa, la partecipazione ai processi deliberativi indipendentemente dal fatto che si sia o meno cittadini formali. E questo vuol dire però introdurre l'idea che anche la definizione del bene comune che avviene attraverso queste pratiche possa avvantaggiarsi di apporti diversi. Sull'altro fronte abbiamo la logica invece che spinge verso l'uniformità, no? Che vorrebbe, come dire, negare, prevenire, esorcizzare questa, no? Questo farsi della società europea sempre più diversa e eterogenea. Per esempio le nuove retoriche, la migrazione circolare, la migrazione temporanea, il brain gain, cioè di nuovo il tentativo di adottare schemi migratori di carattere temporaneo che non devono preludere all'insediamento definitivo. I filtri selettivi, cioè il tentativo più o meno poi riuscito di andare a selezionare i migranti sulla base di criteri, il livello di istruzione, qualcuno ha detto addirittura la religione, prendiamo solo i cristiani, no? Criteri che in qualche modo vorrebbero selezionare i migranti sulla base della loro vantaggiosità economica, sulla base anche dell'integrabilità, o se vogliamo dell'assimilità rispetto a quella che si ritiene essere una cultura europea. All'interno di alcune esperienze nazionali, penso in particolare a paesi come l'Olanda, la Svezia, ma non solo, c'è stata quella che gli studiosi hanno definito una svolta integrazionista, no? Dove l'integrazione non è più affermata come un diritto, ma è affermata quasi come un dovere, no? È suggellato anche da forme di accordi, di contratti, di integrazione applicati non nella maniera assolutamente ridicola con cui li applichiamo in Italia, per cui nessun immigrato poi adempie all'obbligo, all'impegno di imparare la lingua, per esempio, no? Ma applicati in maniera anche selettiva. Per esempio chiedendo di passare un test di lingua prima di ottenere ricongiungimento familiare, non dopo, quando si è già qui, che poi diventa impossibile evidentemente espellere. Addirittura stiamo assistendo alla reintroduzione, riaffermazione di logiche classiste, etnicizzate nel funzionamento dei sistemi formativi, tutto il tema della segregazione scolastica, ma pensate solo al fatto che anche in Italia qualche settimana fa è uscita la notizia che alcuni siti web dei licei più blasonati di Milano, di Roma,
pubblicizzavano la loro scuola dicendo: qui non ci sono disabili, non ci sono poveri, non ci sono immigrati. Quindi questa è proprio la negazione di quell'idea di cui parlavamo prima, no? Che invece per prepararsi a vivere in un mondo globale bisogna anche, insomma, no? Avere degli ambienti scolastici più eterogenei possibili. L'ambivalenza con le quali le aziende approcciano questa questione, per esempio in alcuni paesi non si può neanche parlare, è vietato mettere l'età sul curriculum, è vietato specificare l'origine etnico nazionale in virtù di un principio di neutralità, no? Il processo di reclutamento deve essere il più neutro possibile, ma questo implica poi il misconoscere anche le peculiarità, no? Le diversità delle persone, dei lavoratori. C'è un'esasperazione delle richieste di duttilità, eh? Se ci pensate bene, in molti ambiti agli immigrati non si chiede di essere insostituibili, di essere diversi gli uni dagli altri, di portare se stessi nel luogo di lavoro, ma assolutamente sostituibili, eh? Il raccoglitore di pomodori, non sappiamo neanche come si chiama. Tanto più è perfettamente sostituibile, tanto più duttile. Il professore Neri direbbe che qui si fa una selezione implicita, no? Utilizzando magari canali di reclutamento come l'immigrazione irregolare piuttosto che il ricongiungimento familiare per disporre di una manodopera assolutamente duttile. Vado, allora, la diversità. Un minuto, mi prendo un minuto e chiudo. Tutte queste, anche qui avevo riportato alcuni temi riferiti all'esperienza italiana, no? Dove vediamo di più, no? Emergere questo effetto anche disturbante. Adesso non abbiamo tempo, ma per esempio il modo in cui è stata gestita o non gestita la cosiddetta emergenza rifugiati è molto sintomatica da questo punto di vista. Ma quello che appunto mi piace affermare per andare a chiudere è che i migranti disturbano per una serie di ragioni, no? Perché appunto sono diventati una presenza stabile, sfuggono per molti aspetti alla capacità di controllo degli stati, vorrebbero anche essere riconosciuti nella loro diversità, soprattutto mettono a nudo, no? Questa arbitrarietà dei confini statali. Disturbano perché soffrono di una condizione di svantaggio strutturale, che è sicuramente ciò che li rende appetibili per un verso, adattabili, ma è anche ciò che poi li tramuta in un peso sui sistemi di welfare, anche è ciò che poi inibisce l'adozione di politiche migratorie di maggiore apertura. Ma soprattutto dobbiamo essere sempre consapevoli che rappresentano una componente strutturale della vecchia società europea. C'è qua la mia amica Patrizia, che sa meglio di me, no, potrebbe dire meglio di me, i trend demografici che ci aspettano in Europa fanno sì che nei prossimi anni andrà in pensione la generazione dei baby boomer, che è circa il doppio. Ogni anno i nati erano più del doppio di quelli che nascono oggi. Quindi per sostituire questa generazione, per far sì che il sistema non imploda, noi abbiamo bisogno di far crescere la produttività del lavoro, ovvero la qualità del lavoro, e abbiamo bisogno di far crescere la partecipazione ai processi produttivi. Ora, in un'Europa, in un'Italia, dove gli immigrati pesano in termini demografici, diciamo sul 10% nelle generazioni giovanili, capiamo bene che i problemi degli immigrati e dei loro figli non sono problemi degli immigrati. Sono problemi della società europea e della sua sostenibilità. Ultimissima cosa che voglio assolutamente, vabbè, avevo delle raccomandazioni che non dico, ma una cosa importante, proprio per non ricadere, no, nelle forme più becere, se vogliamo, nelle derive proprio economicistiche quando ci si rapporta a questa questione, bisogna anche essere molto chiari che quando parliamo di diritto alla protezione internazionale stiamo parlando di una cosa seria che serve per proteggere le persone più vulnerabili, che non è assolutamente detto che siano in grado di lavorare, e quindi utilizzare argomenti del tipo accogliamo i rifugiati perché ci pagheranno le pensioni, a mio avviso sono argomenti, insomma, argomentazioni estremamente discutibili
Perché noi su questa cosa ci giochiamo l'identità europea, dove il diritto alla protezione internazionale è appunto una cosa seria, che è pensata in primis per proteggere le persone più vulnerabili, ed è anche in termini così, no? Capisco le esigenze, come dire, di volere sostenere anche politiche, atteggiamenti di maggiore apertura, però non si può neanche ricadere in queste derive economicistiche in cui, insomma, selezioniamo, perché poi il rischio è quello che si vada, come in molti paesi sta avvenendo, a selezionare sulla base, no, della produttività, sulla base dell'occupabilità di queste persone, non sulla base, no, del loro diritto ad essere protetti. Scusate se è un po' strano. Grazie a Laura Zanfrini. Adesso abbiamo due discussant, andiamo in ordine alfabetico, come preferite. Allora, va bene, allora Maurizio Ambrosini. Grazie, credevo di assistere a una presentazione sul mercato del lavoro e invece la professoressa Zanfrini ci ha parlato di molte cose, di grande impegno, di grande interesse. Come genere mi accade, sono d'accordo su quasi tutto, però io do un'accentuazione diversa ad alcuni punti, ad alcuni passaggi. E io direi che la mia, diciamo, la mia posizione è di grande apprezzamento per il rigore etico che la professoressa Zanfrini ha presentato, ci ha mostrato. E nello stesso tempo di un approccio più pragmatico, per certi versi pessimista, più pessimista, per altri versi forse più ottimista o comunque disponibile a vedere delle finestre di speranza. E vengo al merito. Sarei più pessimista su alcuni punti. Uno è il passaggio in cui si dice che i diritti civili sono acquisiti, ma se penso al diritto di libertà religiosa direi di no, se penso alla legge lombarda sulle moschee direi di no, sarei stato più critico sul punto. Così pure non, diciamo, è rimasto implicito nella tastiera, direi, ma penso che la professoressa Zanfrini converrà, che c'è una dimensione di politiche locali di esclusione che in questa regione in particolare sono particolarmente incisive. Ho già ricordato la legge sui luoghi di culto, che è un'aberrazione costituzionale, e penso ai molteplici tentativi locali, agli stillicidi, di tentativi di accordare meno diritti agli immigrati su diversi piani. Ultimamente tentativi che si appuntano in modo particolare sui rifugiati. Ci sono sindaci che hanno, insomma, minacciato ammende ai cittadini che affittano le loro proprietà per istituire centri di accoglienza per i rifugiati. In regione c'è qualcuno che ha proposto, il nuovo assessore alla sicurezza ha proposto premi per i comuni che non accolgono centri di accoglienza per rifugiati. Quindi, ecco, su questo sarei stato un po' più pungente. Invece per altri aspetti, appunto, io ho una visione forse appunto più aperta alla speranza, diciamo così. Comincerei col citare una cosa che la professoressa Zanfrini ha stranamente omesso. Lei ci ha parlato molto dei guasti della complementarietà, la complementarietà come discriminazione, l'ingiustizia, tutto giusto. Ma il punto per me sostanziale è che oggi 2.400.000 immigrati lavorano regolarmente in questo paese, pagano tasse e contributi, e anche se la professoressa Zanfrini ha un paio di volte più insistito sul peso degli immigrati sul welfare, magari ne discuteremo, Tito Boeri non dice così, e fa i conti e dice che pagano qualcosa come 600.000 pensioni i lavoratori immigrati. Allora, il punto è che 30 anni, lo dico per me prima di tutto, 30 anni fa, 25 anni fa, nessuno aveva previsto, credo, uno sviluppo del genere. Io non ne ricordo.
c'è stato un fenomeno straordinario di inclusione degli immigrati nel mercato del lavoro di questo paese, anche regolare. E questa è una delle grandi trasformazioni che poi ha prodotto tutto il resto, le famiglie, le seconde generazioni, le trasformazioni multietniche di questa società, anche le sfide che ci troviamo davanti. Di questi, 570.000 circa sono lavoratori autonomi. E qui di nuovo, certo, c'è il fenomeno delle false partite IVA, ci sono appunto immigrati lavoratori autonomi nelle fasce basse del mercato, vero, ma c'è anche altro. Immigrati che per esempio visibilmente rinnovano i mercati rionali, prendono il posto dei commercianti italiani che abbandonano. A Milano aprono pizzerie, rilevano i panifici. Sono diventati un elemento sempre più cruciale del funzionamento di pezzi di economia metropolitana, anche come imprenditori e lavoratori autonomi. Allora, la complementarietà è una tragedia etica, ma adesso io cerco di fare anche un po' la parte del governo, la parte dei datori di lavoro. Cioè, se noi diciamo che gli immigrati vanno ammessi soltanto il giorno in cui potranno sul piano di parità fare gli stessi lavori degli italiani, io credo che non li avremo mai. Cioè, il modo in cui un'economia e un sistema politico accetta l'immigrazione è esattamente l'idea della complementarietà, che si ammettono gli immigrati prima di tutto in quelle occupazioni, in quei settori dove non c'è più una disponibilità di manodopera nazionale. Poi sta alle leggi, agli attori politici, agli attori sindacali, agli immigrati stessi naturalmente, al sistema dell'istruzione, partendo da lì, come è avvenuto per gli immigrati interni, per la gente che veniva dalle montagne nel passato, risalire la china. Allora, per esempio, non è banale ricordare che 1 milione di immigrati sono iscritti ai sindacati dei lavoratori, che nel 2014, grazie alla pressione dei sindacati, è stata abolita la norma risalente al periodo fascista e mai abrogata, che vietava agli stranieri l'ingresso nella funzione pubblica. Certo, forse nessun immigrato è ancora riuscito a sfondare il muro di cristallo, ma si è aperta un'opportunità. Bisognerebbe lavorare perché cresca la possibilità di fruire di questa opportunità. E semmai, appunto, un punto che rileverei è che il sistema pubblico nei paesi sviluppati, come per le donne, è stato il principale ambito di fornitura di lavoro qualificato per le donne, per le minoranze etniche, per i figli degli immigrati, se non per gli immigrati stessi. Il sistema pubblico è più egualitario del capitalismo privato, questo è il punto. Ha i concorsi, valuta i titoli di studio e certo ci sono delle distorsioni, figuriamoci, le clientele, però alla fine statisticamente lascia entrare più donne, lascia fare più carriera alle donne, lascia entrare nei paesi dove appunto l'apertura è avvenuta prima, lascia entrare più immigrati, più figli degli immigrati, più minoranze etniche, e anche le qualifica per con fatica, intendiamoci, per posizioni qualificate. Semmai un problema che abbiamo è che il lavoro pubblico ha chiuso le porte, ha assunto pochissimo negli ultimi anni, forse adesso qualcosa sembra cambi, ma una delle, quella che è la principale via di miglioramento insieme alla impresa, insieme al, sì, all'autonomia, alla libera impresa, il sistema pubblico non sta funzionando nella sua capacità di promozione delle minoranze immigrate. Avrei ancora una, diciamo, sensibilità diversa, ecco, ripeto, in un grande accordo di fondo, con molti elementi e soprattutto con la tensione etica,
ripeto, che la professoressa Zanfrini ci ha comunicato. Avrei una accentuazione, una sensibilità un po' diversa sul tema delle richieste d'asilo, così come sul tema delicato dell'economia sommersa, del lavoro irregolare degli immigrati. Non c'è praticamente immigrato che adulto che sia stato sempre regolare, che abbia sempre lavorato regolarmente, tranne quelli entrati per ricongiungimento familiare. Gli altri hanno passato, sono entrati di solito non in barca ma con un permesso turistico, poi si sono fermati perché hanno trovato lavoro, sono diventati irregolari, hanno lavorato in nero e poi sono riemersi, molto attraverso le famiglie, intendiamoci. I confini tra irregolare e regolare, tra lavoro sommerso e lavoro regolare, sono legati al funzionamento della macchina delle sanatorie. Quindi, di nuovo, se noi avessimo cacciato tutti gli immigrati che volevano lavorare ma non avevano in mano un permesso di soggiorno, se avessimo adottato politiche salviniane sull'argomento deportazioni, no? Beh, non ci sarebbe l'immigrazione in Italia, perché l'immigrazione si è consolidata esattamente attraverso il lavoro nero e le sanatorie, gli ingressi turistici, il lavoro irregolare e le sanatorie. Allora, semmai c'è da auspicare che questi processi siano meno selvaggi che in passato, che per esempio sia possibile la conversione del permesso di soggiorno. Uno entra come turista, entra come studente, per gli studenti già questo è un po' più possibile, trova un lavoro che possa fermarsi e lavorare regolarmente. Cioè, anziché diciamo alzare una condanna etica abbastanza facile verso il lavoro nero e l'immigrazione irregolare, io lavorerei, cercherei di riflettere sulle condizioni per superare questa situazione, ma consentendo l'ingresso e l'accesso al mercato del lavoro. Da questo punto di vista, che ci siano delle persone che usano il diritto di asilo per venire qui a lavorare è la conseguenza del fatto che non ci siano altri canali. Allora, cioè, uno studioso che responsabilmente si confronta con questi temi non può solo dire non bisogna abusare del diritto d'asilo, deve fare anche delle proposte su come riuscire a entrare senza passare attraverso la vittimizzazione. E la proposta, ti pregherei però di non farmi dire cose che non ho detto, perché è già la terza cosa che non ho detto, che, cioè... Beh, io ti dico come io l'ho percepita, tu mi dirai che hai una hai tu l'ultima parola, l'ultima parola, quindi lasciami continuare. Allora, la polemica contro l'abuso del diritto d'asilo non può disgiungersi da una polemica contro la chiusura delle frontiere, altrimenti, così come è stata presentata, a me sembra inaccettabile. Io mi iscrivo moralmente tra coloro che sponsorizzano gli appelli in tribunale, che fanno le battaglie fino alla Corte di Cassazione a favore dei richiedenti asilo denegati, perché a me sembra che stanno cercando nelle leggi, nelle modalità in cui è possibile, di esercitare esattamente quel diritto alla mobilità, quel diritto a contestare l'ineticità dei confini a cui la professoressa Zanfrini ha fatto riferimento. La proposta non può che essere, a mio avviso, qualcosa di simile a quello che si fa negli Stati Uniti. E ahimè, va nella direzione della funzionalità. Io non vedo per gli extraeuropei un'alternativa. Negli Stati Uniti hanno ridotto gli ingressi irregolari già prima di Trump, perché hanno riaperto esattamente la possibilità dell'ingresso per lavoro stagionale e temporaneo. E è un sistema di vasi comunicanti. La possibilità per un messicano di entrare negli Stati Uniti, lavorare qualche mese in agricoltura, con l'obbligo di tornarsene nel suo paese per poter ritornare l'anno dopo, è il meccanismo che ha ridotto l'immigrazione irregolare. Dal punto di vista etico, funzionalità. Confinamento nelle mansioni basse, povere. Però anche l'idea che dopo un certo numero di ingressi per lavoro stagionale uno possa avere un ingresso
definitivo e stabile, e da lì comincia la strada, la lunga strada forse della promozione. Quindi ecco, io credo che ci sia la necessità appunto di misurarsi pragmaticamente con le chiusure, con la prevalenza del, diciamo, una visione politica ostile all'immigrazione, e bisogna trovare delle soluzioni pragmatiche, possibilmente a somma non nulla, per poter riaprire e per poter affermare dei diritti. Ancora due cose a questo riguardo. Una è un punto accennato nel finale, qui ho avuto poco tempo, la professoressa Zanfrini, le faccio un assist, credo. C'è un fronte di attacco ormai che non va sul lavoro, ma va esattamente su diritti umani come quelli del ricongiungimento familiare e del funzionamento delle famiglie degli immigrati. Cioè c'è una crescente restrizione, non so, nelle possibilità di contrarre matrimonio con un partner all'estero, nella possibilità di far entrare il partner straniero. C'è una visione sempre più critica e pessimistica dei rapporti di genere nelle famiglie immigrate, fino alla diciamo all'adozione di una logica che sotto la voce della difesa dei diritti delle donne o a volte dei minori in realtà usa argomenti, diciamo, progressisti per dare addosso agli immigrati. Cerco di spiegarmi. Taghieff, quando parla del neorazzismo, dice: il razzismo di oggi mica parla più della razza, adotta gli argomenti dell'antirazzismo, parla del diritto alla preservazione della propria identità culturale, parla dell'autonomia delle diverse culture sul territorio. Qualcosa del genere accade oggi quando si fanno le battaglie contro il velo, quando si fanno certe battaglie in difesa delle donne e dei diritti delle donne, che in realtà servono a creare la divisione tra noi e loro. Queste sono tra le battaglie più insidiose e vulneranti, perché fanno breccia nel campo progressista e raccolgono infatti consenso anche sulla sponda liberale progressista. Ecco, io credo che nel campo di battaglia dell'immigrazione e dei diritti degli immigrati bisogna tener conto di questa potenziale bomba orologeria, di questa macchina dell'ingiustizia. Ultimo punto, quando diciamo, non credo sia la Chiesa Cattolica che dice abbiamo bisogno degli immigrati, ma diciamo è vero che è un argomento usato dai paladini, dai difensori degli immigrati, è un argomento debole, certo, dal punto di vista etico e della prospettiva di futuro. A me sembra però un argomento pragmatico se prendiamo in considerazione per esempio il funzionamento delle famiglie italiane. Allora, certo, non è un bel lavoro auspicabile quello di assistente familiare detta badante, però è un modo con cui centinaia di migliaia di donne straniere hanno migliorato la condizione delle loro famiglie. E è un modo per poter entrare e poter eventualmente ricongiungere le famiglie. È un modo con cui le famiglie italiane risolvono loro spinosi problemi. Anche pensando ora, speriamo, a una auspicabile ripresa del mercato del lavoro, per ogni italiana di classe media che trova un lavoro extradomestico dignitoso e stabile, si crea un fabbisogno a casa sua di qualcun altro. Può non piacerci, possiamo dire che vorremmo un'altra società, ma appunto mentre cerchiamo di costruire un'altra società, io credo che dobbiamo avere il coraggio pragmatico di pensare che questo aumento dell'occupazione degli italiani e l'aumento dell'occupazione delle donne italiane comporta e può produrre l'aumento di possibilità occupazionali per le persone immigrate. Dico solo una cosa che mancava. Durante la crisi economica, più di 900.000 immigrati hanno trovato lavoro regolare in Italia.
La loro incidenza sull'occupazione è passata da meno del 7% al 10,5%. Ecco, gli immigrati sono penalizzati, fanno fatica, ma hanno una resilienza, una tenacia nella ricerca del lavoro, anche un bisogno che a mio avviso merita di essere riconosciuto e promosso. Grazie. Grazie Maurizio, passiamo subito la parola, siamo lievemente in ritardo, quindi a Giovanna Fullin. Io sarò breve. No, ma prendi il tuo tempo. Allora, io proverò a fare un'operazione diversa, cioè ritornerò, partirò dall'intervento di Laura, che secondo me ha messo in luce tante cose e ha costruito un quadro articolato e ricco, e proverò, da un lato il quadro è non sempre, ma in gran parte della presentazione di Laura era generale, quindi più europeo che italiano, quindi io proverò a mettere qualche elemento in più che ci permette di illustrare le specificità del caso italiano, e poi proverò a mettere in luce qualche connessione tra questo disegno, questo quadro, con le caratteristiche macro, quindi con i modelli di capitalismo, che sono un po' il titolo del ciclo di seminari, perché le connessioni sono forti ed evidenti. Sicuramente, guardando la specificità italiana, una cosa che è stata un po' accennata ma forse vale la pena di riprendere: rispetto ad altri paesi europei, i paesi del sud Europa, quindi Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, sono paesi che hanno visto l'ingresso degli immigrati arrivare solo negli ultimi 40 anni più o meno, e la presenza degli immigrati, quindi si sono trasformati da paesi di emigrazione, paesi da cui le persone partivano, a paesi che hanno invece ricevuto flussi molto ingenti di immigrazione in arrivo negli ultimi 40 anni, e quindi in un lasso temporale molto breve abbiamo raggiunto gli altri paesi europei, che invece avevano storie migratorie molto più lunghe della nostra. La velocità di questo cambiamento, secondo me, è uno degli elementi che dobbiamo tenere a mente anche quando parliamo, ad esempio, del perché gli immigrati disturbano. E del perché ci sono difficoltà nei processi di integrazione e di inclusione. Questa nostra storia di recente immigrazione ce la portiamo dietro, e sicuramente per alcuni temi in particolare, che non toccherò, i temi delle differenze religiose, culturali, eccetera, i processi hanno bisogno di tempi lunghi, e quindi in questo senso noi abbiamo una difficoltà in più rispetto ad altri paesi europei. Nel mercato del lavoro questa trasformazione è avvenuta in maniera ancora più veloce. La presenza degli immigrati tra gli occupati ormai rappresentano il 12% degli occupati, quindi una quota molto elevata, al nord addirittura il 15%, quindi insomma una percentuale molto alta, e questa trasformazione nel mercato del lavoro si ricollega e il come è avvenuta, diciamo, si ricollega alle caratteristiche del mercato del lavoro italiano e della struttura produttiva italiana. E quindi questo è il primo elemento che secondo me è interessante mettere in luce per capire come questi processi si intrecciano con le trasformazioni dei sistemi capitalistici. Allora, nello scorso incontro Emilio Reinieri ha messo bene in luce come il sistema economico italiano rispetto agli altri paesi ha imboccato una strada che è una strada che determina, diciamo, una crescita dell'occupazione molto più lenta degli altri paesi. Quindi l'Italia è un paese che crea poca occupazione rispetto ad altri paesi europei, ed è un paese che soprattutto negli ultimi anni ha creato tanta occupazione poco qualificata e poca occupazione qualificata. Allora, in questo processo gli immigrati come si inseriscono? Si inseriscono molto bene, ahimè, anche per certi versi, perché di fronte a una domanda di lavoro, e su questo io metterei molto l'accento, la domanda di lavoro, è vero, le politiche migratorie contano, ma anche la domanda di lavoro conta, una domanda di lavoro che cerca lavoratori, che ha bisogno di lavoratori poco qualificati, incontra un'offerta di lavoro
di immigrati che sono presenti sul territorio e in parte arrivano perché c'è questa domanda, disponibili a svolgere questo tipo di attività. Allora, questo intreccio è un intreccio, diciamo, che funziona. E cosa significa? Significa che gli immigrati hanno bisogno di lavorare, trovano queste attività anche poco qualificate, anche se non sempre sono poco istruiti. L'immigrazione che arriva in Italia è meno istruita dell'immigrazione che arriva in Germania o in Inghilterra, però comunque spesso troviamo immigrati anche istruiti che svolgono attività poco qualificate perché hanno bisogno di lavorare. Rispondono a questa domanda di lavoro, mentre dall'altra parte abbiamo una popolazione autoctona che, seppur come è stato messo in luce settimana scorsa, il livello di istruzione italiano è molto basso rispetto a quello degli altri paesi europei, però la popolazione autoctona vede aumentare il livello di istruzione e di conseguenza aumentare anche le aspettative rispetto alle opportunità occupazionali. Quindi una popolazione che tende ad essere sempre più istruita, ma che non trova le opportunità di lavoro qualificato che vorrebbe. Quindi la forza lavoro immigrata invece risponde a questa domanda di lavoro poco qualificato. Non è sicuramente l'unico fattore responsabile del fatto che il modello di sviluppo va in questa direzione, però sicuramente una domanda di lavoro che trova risposta non cambia, quindi non innova in tecnologia e non sposta le attività produttive verso attività e lavori di più alta qualità. Il secondo elemento che mi sembra interessante e a chiusura di questo discorso, il mercato del lavoro italiano è segmentato, quindi c'è una fascia alta e una fascia bassa, un mercato del lavoro secondario che è anche lavoro irregolare e di scarsa qualità, e quindi gli immigrati finiscono nel segmento secondario e, come dirò tra un attimo, rimangono anche intrappolati in questo segmento. Il secondo elemento è il sistema di welfare. Questo, diciamo, forse l'abbiamo citato un po' poco, mi ricollego in questo all'incontro in cui abbiamo avuto l'intervento di Marino Regini. Il sistema di welfare dei paesi sud-europei, qui non siamo da soli, siamo con altri paesi del sud Europa, ha una caratteristica specifica che è quella di offrire relativamente pochi servizi di cura, soprattutto pensiamo alla cura per gli anziani, tema che è stato sollevato perché abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più. Di fronte alla domanda di servizi di cura per gli anziani, il sistema di welfare offre molto più trasferimenti economici alle famiglie che non servizi. Quindi di nuovo alla domanda di lavoro di servizi di cura, non trova risposta nei servizi che vengono dallo Stato e in cosa trova risposta? Di nuovo trova risposta, le due cose sono collegate, trova risposta, le ricollego alla fine, trova risposta nella presenza di lavoratori immigrati, in questo caso lavoratrici immigrate, disponibili a svolgere lavori di cura spesso non molto pagati, che richiedono a volte la coresidenza, quindi vivere in un luogo e non nella propria abitazione, che è una cosa che la popolazione autoctona non è spesso disponibile a fare. Quindi una forza lavoro che è disponibile a soddisfare questa domanda e anche ad accettare condizioni di lavoro irregolari o abbastanza informali perché gestite dalle famiglie. Anche qui ritorniamo un secondo alla popolazione autoctona. Questa domanda di servizi di cura, con la partecipazione femminile sempre crescente delle donne al mercato del lavoro, non può che aumentare. Quindi c'è di nuovo una domanda che cresce e un'offerta che la va a soddisfare. Con Ivana Fellini facevamo delle analisi sui dati degli ultimi anni, diciamo, nella crisi. Quello che ci ha molto colpito è che l'occupazione italiana ha tenuto abbastanza, poi un po' è calata, poi un po' ha ricominciato a crescere. In questo tenere siamo andati a vedere che cos'è che teneva e il pezzo di occupazione che ha tenuto è stata l'occupazione sostenuta dalle famiglie nei servizi di cura. Che cosa significa questo? È anticiclica.
è meno sensibile. È meno sensibile, sono necessità che sono le ultime a cui le famiglie rinunciano. E in questo segmento di occupazione è stato prevalentemente rappresentato da occupazione immigrata, da donne immigrate, quindi occupazione femminile straniera. Però è anche occupazione con condizioni informali, con salari bassi, eccetera, cosa che potrebbe essere molto diversa se i servizi fossero invece offerti dallo Stato, quindi se ci spostiamo ad un altro modello di welfare in cui appunto le occupazioni potrebbero essere istituzionalizzate, molto più tutelate, meglio pagate, eccetera. Quindi se pensiamo alla manodopera immigrata che quindi si inserisce, e le due cose sono collegate perché le occupazioni poco qualificate di cui parlavo nella prima parte sono poi le occupazioni poco qualificate che si ricollegano a questa caratteristica del sistema di welfare italiano. Quindi questo per dare, diciamo, un po' di dettaglio a quell'assioma della complementarietà che dicevamo, che è stato citato anche prima. Se ci mettiamo nei panni della forza lavoro immigrata, cosa vediamo? Che la forza lavoro immigrata si trova segregata in questo segmento, che spesso, nonostante sia istruita, si trova a svolgere attività poco qualificate, e altre analisi di nuovo fatte con Ivana Pedini e anche con Emilio Reneri sulle traiettorie che gli immigrati seguono. Allora, gli immigrati arrivano, hanno magari delle esperienze di lavoro alle spalle, un certo livello di istruzione, accettano un primo downgrade, cioè accettano un lavoro che non corrisponde alla loro formazione, alle loro precedenti esperienze. Quello che però succede è che in altri paesi poi, con la permanenza nel paese d'arrivo, a un certo punto si risale, quindi la curva è fatta un po' a U, e quindi si accettano occupazioni poco qualificate, però poi si riesce a risalire. In altri paesi, tipo l'Italia o anche la Spagna, questa U praticamente ha una curva che non risale, cioè l'intrappolamento nella fascia bassa è davvero un intrappolamento. E allora qui il tema si fa, diciamo, complesso, anche perché le aspettative delle persone cambiano nel tempo, e con la permanenza nel paese d'arrivo le aspettative degli stranieri comunque crescono. Non parliamo delle seconde generazioni che, diciamo, già nel percorso scolastico, come è stato detto, si trovano ad incontrare delle difficoltà e dei processi di discriminazione nel momento in cui non hanno opportunità di collocarsi in segmenti diversi del mercato del lavoro, rischiano di essere davvero molto frustrati. Per cui è vero che siamo un paese di nuova immigrazione, però è anche vero che non è più così nuova, e che cominciamo ad avere un gruppo di immigrati che è qui da parecchi anni, e quindi questi temi diventano sempre più rilevanti. Grazie. Bene, abbiamo avuto una relazione molto ricca, due interventi molto vivaci. Direi che sono già le 7:30, io raccoglierei un paio di domande, non di più, da ulteriori, e poi darei alla relatrice la possibilità di rispondere. Allora, se volete, che siccome è registrato in streaming, se volete che rimanga, dovete venire a parlare al microfono. C'è questo sforzo. Sì, salve. No, la domanda era relativa all'ultima cosa che aveva posto in evidenza, cioè se questo blocco alle fasce più basse di attività riguarda anche in maniera così significativa la seconda generazione degli immigrati, così come accade ai genitori, oppure se c'è una tendenza in qualche modo a andare oltre, a superare questo blocco. Grazie. Prendi nota anche tu, poi rispondi. Domande, interventi brevi? Beh, allora, in attesa che ci pensiate, il pubblico è numeroso stasera, ma tranquillo, quindi in attesa che ci pensate, direi che do una prima chance di risposta alla relatrice, poi se ci sono interventi nel frattempo facciamo un secondo giro. Ok, Laura.
Allora, no, io volevo appunto chiarire, scusa se ti ho interrotto prima, ma su questo voglio essere molto chiara. Io non credo di avere assolutamente durante la mia relazione detto, preso posizione favorevole o contraria per nessun tipo di politica migratoria, tantomeno mi sono permessa di giudicare l'atteggiamento, i comportamenti dei singoli migranti, compresi, inclusi quelli che tentano, diciamo, un utilizzo improprio della procedura di richiesta di protezione internazionale. Quello che registravo sono le conseguenze, no, nel rapporto, come poi l'intervento è stato anche, insomma, ha esplicitato alcuni punti che magari erano sullo sfondo. Nella fattispecie, per esempio, è documentato come questo flusso di richiedenti asilo che poi rimangono anche intrappolati lunghi tempi nella procedura, nelle situazioni di mercato che ci venivano anche descritti, si sta traducendo in un serbatoio di manodopera assolutamente iperadattabile, che lavora al di sotto della soglia di quello che dovrebbe essere un lavoro decente. Ugualmente, sicuramente sappiamo che nell'esperienza italiana la vicenda, no, i cosiddetti processi di costruzione sociale e anche istituzionale dell'irregolarità hanno avuto un loro ruolo, soprattutto, no, ben documentato, soprattutto all'inizio del processo. Possiamo però registrare, andiamo a vedere per esempio quello che avviene nell'agricoltura mediterranea, dove ad avere accentuato la concorrenza al ribasso, ahimè, è la presenza di lavoratori rumeni che pure in quanto cittadini europei non sono soggetti ai vincoli della legge sull'immigrazione. Quindi è verissimo che sicuramente le politiche possono avere un loro ruolo nel orientare, però di fatto la domanda di lavoro e il fatto che comunque per varie ragioni, incluso a mio avviso, è qui che volevo sottolineare, cioè l'assioma della complementarietà, siccome noi sappiamo benissimo che il mercato del lavoro è una costruzione sociale, nel momento in cui si costruisce socialmente il mercato e si in qualche maniera, no, si considera una sorta appunto di assunto dato per scontato che gli immigrati siano destinati a fare quelle cose lì, questo di fatto poi, come dire, favorisce a mio avviso anche un'involuzione delle condizioni di lavoro. Nel lavoro imprenditoriale, ma sono encomiabili gli immigrati che lavorano 16 ore al giorno, che si danno da fare, che entrano in tutti gli interstizi possibili e immaginabili, no? Adempiendo anche una funzione di ricambio generazionale in alcuni settori, ma è altrettanto documentato come, soprattutto quando il lavoro imprenditoriale è uno pseudo lavoro imprenditoriale, no? Sono magari manovali che nell'edilizia aprono la partita IVA anziché venire assunti, o pensiamo quanto sta succedendo nel settore dei camionisti, dei trasporti, cioè lì è evidente che questa, almeno a mio avviso è evidente, non si può negare che il fatto di avere questo bacino sterminato di persone molto adattabili di fatto non ha sicuramente avvantaggiato, o meglio è stato molto funzionale a quei processi, no, in cui la domanda di lavoro non solo non si è riposizionata da un punto di vista della qualità competitiva, ma addirittura ha conosciuto delle tendenze involutive. Allora, secondo me, visto che qua il ragionamento non era, almeno io non l'ho inteso tanto, su cosa dovrebbero fare o non fare le politiche migratorie, quello che mi è abbastanza chiaro è cosa bisognerebbe fare nelle politiche pratiche di governo del mercato del lavoro, perché secondo me questi processi si governano lì, non si governano con le sanatorie. Allora, una prima questione centrale per la nostra civiltà del lavoro è rimettere al centro il tema del lavoro decente e dignitoso. Cioè noi abbiamo accettato l'immigrazione, non dico che è stata sicuramente non è stata la causa, no? Come non è stata sicuramente la causa dell'economia sommersa, ma
come dire, con la sua disponibilità, mi preoccupa, a me preoccupa molto personalmente che negli anni di crisi si siano creati 1 milione di posti di lavoro destinati agli immigrati, mentre se ne distruggevano quasi altrettanti, perché è l'evidenza di un mercato del lavoro dove altro che segmentato, no? dove ci sono due mercati separati, dove in uno si lavora talmente male o in condizioni, a mio avviso, molto spesso inaccettabili, che poi persino nell'ambito del mercato regolare, figuriamoci quello che non sta avvenendo nel mercato irregolare, no? Quindi di fatto noi abbiamo sbracato su una serie di situazioni attraverso questi dispositivi contrattuali di vario tipo, attraverso una tolleranza verso tutta una serie di fenomeni. L'immigrazione queste cose ce le fa vedere molto bene, così come ci fa vedere molto bene, era un po' l'ultima slide, no? che poi non ho fatto il tempo di... Ci fa vedere molto bene che ci sono degli ambiti di valorizzazione anche di risorse umane non necessariamente ad elevata istruzione, c'è tutto un tema di riconoscimento delle soft skill che spesso gli immigrati proprio attraverso le loro vicissitudini migratorie hanno acquisito, no? Hanno maturato la capacità di problem solving, di affrontare situazioni complesse, la resilienza e tutto questo, che se riuscissimo un po' a certificarle, a metterle anche a valore, a metterle nel curriculum, faremmo daremo una spinta anche ai percorsi di mobilità degli immigrati e anche faremmo fare un salto di qualità al nostro mercato del lavoro, ma sempre partendo da quella base, cioè prima di tutto è la qualità del lavoro, che non vuole dire assolutamente solo, cioè importante, intesa come innovazione, come capacità innovative delle nostre imprese, ma vuol dire anche qualità. Io sono su questo, sono veramente molto la qualità del lavoro nel lavoro servile, nel lavoro a più bassa qualificazione, cioè noi abbiamo tutto sotto gli occhi di tutti, nelle nostre università, nei nostri luoghi, le pulizie dei bagni, chi le fa? Sempre persone, sempre meno pagate, con questo sistema di gare al ribasso, no? Di appalti sempre più al ribasso, dove la stessa imprenditorialità immigrata viene a giocare un ruolo. Perché sono poi quelli, per esempio, nelle aziende di pulizia è evidentissimo. Io questo non posso accettare, perché poi questo produce quei fenomeni di impoverimento. È vero che adesso gli immigrati ci pagano, tra virgolette, le pensioni che siamo giovani, ma insomma, se andiamo a vedere, è una popolazione povera, fortemente concentrata nelle fasce di povertà, che quindi tende a venire percepita, anche se magari facendo la contabilità non lo è, tende a venire percepita come una popolazione che è quella che va ai centri di ascolto della Caritas, è quella che chiede l'alloggio popolare, insomma una popolazione in stato di bisogno. E questa condizione di disuguaglianza accentua molto la percezione di distanza sociale, rende anche più problematica la gestione della diversità. Perché sappiamo bene che quando si associano a condizioni di segregazione residenziale, di disagio scolastico, di contaminazione con determinati ambienti, quando si associa alla disuguaglianza, la diversità fa più paura, diventa più difficile da gestire. Questo io volevo dire, poi non voglio assolutamente in questa sede entrare nel merito, appunto, delle politiche migratorie o delle non politiche o delle scelte individuali. L'ultimissima cosa invece è la questione religione, importante. Io qua non ho fatto tempo a dirla, l'avevo dentro. Qua ci sarebbe un altro, veramente un tema, non solo di riconoscimento del pluralismo religioso, ma del modo in cui noi in Europa, anche diversamente da quanto si fa nel contesto americano, tendiamo a rappresentare la religione come fattore di ostacolo al percorso di integrazione, no? Viceversa, ci sono studi che dimostrano esattamente il contrario, come può essere un fattore non solo, no, di rafforzamento identitario, di facilitazione dei percorsi individuali, ma anche proprio in termini di coesione sociale. Lì c'è veramente un vizio nel modo in cui gli scienziati sociali in Europa interpretano il fattore religioso, ma questo lo sai meglio di me, non l'hai anche scritto, credo. Bene, grazie Laura. Vuoi fare tu dare una breve risposta alla domanda? Sì, la risposta purtroppo
purtroppo è brevissima, nel senso che non abbiamo ancora una quantità così grande di seconde generazioni per poter studiare i loro percorsi nel mercato del lavoro, quindi non ho una risposta, sarà interessante capire cosa succede. Certo è che se il sistema produttivo prosegue in questa direzione, è abbastanza probabile, è abbastanza immaginabile che i percorsi di uscita dal segmento basso siano molto difficili, perché non, sì, perché le opportunità non si creano. Esattamente. Ah, no, bene. Ci sono altri interventi? Volevo dire una cosa, sì. Ma semplicemente un'informazione che ci collega con questo problema oggi forte di richiedenti asilo, i dinieghi. In Germania, se un richiedente asilo trova lavoro, lo legalizzano. Cioè funziona al contrario la macchina, con molto più pragmatismo. Certo, in condizioni di mercato del lavoro ben diverse dalle nostre, dove c'è bisogno di manodopera, torniamo alla complementarietà, alla funzionalità. Ma l'idea, il lavoro è requisito di cittadinanza, non diritto di cittadinanza, però, il modello di attenzione. Sì, ma vedi, appunto, qui abbiamo sensibilità diverse rispetto a un obiettivo e credo anche a una tensione etica condivisa. E ripeto, condivido. Io dico, se questo pragmatismo aiuta a salvare un qualche richiedente asilo borderline africano che altrimenti finirebbe per la strada, ben venga il funzionalismo, ben venga l'utilizzo improprio dell'asilo. Qui in Italia quello che sta succedendo è che imprenditori che hanno assunto dei richiedenti asilo, che dopo 2 mesi dalla domanda possono essere assunti regolarmente, a un certo momento della procedura ricevono un diniego e li devono licenziare, mettere in mezzo alla strada tra le lacrime degli uni e degli altri. È tutto un processo, un investimento formativo, una socialità, una relazione che si è costruita, viene negata perché a un certo punto lo Stato alza la bandiera e dice: qui c'è lo Stato, tu non hai raccontato bene la tua storia, non ci hai convinti che sei una vera vittima e quindi anche se stai lavorando no, ti neghiamo. Poi siccome lo Stato comunque non è in grado di espellerli, la realtà è che lo trasferisce in mezzo alla strada e quindi diventa la manodopera flessibile, prima giustamente richiamata. Sì, però... Ecco, quello che io dico è che invece... il pragmatismo aiuta a ottenere risultati etici, mentre l'eticità assoluta forse ci porta a fuoristare. La vicenda italiana, secondo me, dimostra molto bene che il pragmatismo aiuta l'emancipazione individuale, i progressi individuali, ma a livello sistemico questi sono di fatto situazioni trend che finiscono con lasciare alle logiche del mercato il governo dei processi migratori, il governo dei processi di inclusione, che è la logica delle sanatorie. Certo che individualmente è un assurdo dire ma questa persona è qui, è un datore di lavoro, ma a livello sistemico questo produce l'effetto, e poi sappiamo che nel caso delle sanatorie tanti contratti 2 giorni dopo erano già estinti, no? Perché erano evidentemente falsi contratti di lavoro. Quindi cioè, secondo me va molto distinto il piano individuale, dove tutte le strategie sono tra virgolette lecite, in qualche senso, come dire, anche virtuose, da quello che invece sono poi gli effetti sistemici, che in un mercato non governato, dove appunto non si mettono a tema queste cose, producono poi degli effetti perversi. Però mi devi dire qual è l'alternativa. È governare il mercato del lavoro. È governare il mercato del lavoro, andare a vedere chi lavora dentro. Cioè... Possiamo continuare la discussione a cena. No, un'altra seduta. Facciamo un secondo round nel secondo ciclo, un altro seminario. Bene, no, grazie veramente. È chiaro che il tema è molto caldo, ma anche i partecipanti lo hanno interpretato in modo molto caloroso e oltre che competente, li ringrazio per questo. Grazie. Ciao, ci vediamo ai passesi, anche se poi
frequentiamo la stessa valle, lungo sentiero, alta quota.